La perifrastica può essere espressa in forma personale o impersonale. Occupiamoci della forma personale. Riprendiamo la nostra vignetta. Qui la perifrastica passiva è usata nella forma personale, infatti il gerundivo revocanda è concordato con il soggetto della frase fides. La persona o la cosa che deve compiere l'azione si trova in dativo e questo dativo è detto dativo d'agente. In questo caso il dativo d'agente è tibi. La costruzione è detta personale perché il gerundivo concorda in genere, numero e caso con il soggetto, fides, e perché la persona o la cosa che deve compiere l'azione si trova in dativo. Alla lettera la traduzione del costrutto è la seguente. Da parte tua, tibi, fides, la fiducia è da ristabilirsi, revocanda va ristabilita, quindi tu devi ristabilire la fiducia. Ma per tradurre correttamente la forma personale della perifrastica possiamo seguire questo metodo. Innanzitutto trasformiamo il dativo latino tibi nel soggetto della frase italiana, quindi tibi diventa tu. Con il soggetto italiano concordiamo il verbo dovere nel tempo e nel modo della voce di sum della perifrastica. Est diventa tu devi. A esso faremo poi seguire l'infinito del verbo che in latino è posto al gerundivo, quindi ristabilire. Il soggetto latino fides diventa il complemento oggetto nella frase italiana. Quindi la traduzione della frase è la seguente: tu devi ristabilire la fiducia.